Grazie Antonio, io invece sarò brevissimo. Parlo a nome del laboratorio sociale. Il laboratorio sociale è una realtà, è un collettivo che nasce dalla sinergia di più realtà associazionistiche qui di Trento e che si sono incontrate queste realtà associazionistiche legate da un'idea comune, ovvero l'idea di riapproparsi di uno spazio come quello dell'area dell'ex Bersaglio attraverso appunto un'occupazione che, oddio, per meglio dire, un'occupazione nata dall'esigenza di riqualificarlo, semplicemente, di riqualificarlo perché era un luogo abbandonato, un luogo ricco di degrado che doveva in un certo senso cambiare la sua immagine. E quindi legati da questa idea hanno deciso quindi di mettere insieme le loro energie per rielaborare il progetto appunto presentato per il bando promosso dal No Profit Network del CSV del Trentino, al quale si è candidato appunto ideando questo percorso di partecipazione con la cittadinanza chiamata appunto Idea al Bersaglio. Questo percorso è appunto un percorso che si alimenta di varie sinergie, varie realtà e che può essere immaginato come un vero e proprio processo, una vera e propria staffetta di uso di quest'area che è prevista appunto delegata all'utilizzo temporaneo e all'alternarsi di delle varie associazioni che gestiscono lo spazio in maniera differente, riqualificandolo. Quindi l'obiettivo di questo progetto è sostanzialmente comunicare la possibilità alla cittadinanza di che è semplice rimmaginare un luogo che fondamentalmente non ha un'immagine accattivante e poterlo immaginare in maniera diversa attraverso utilizzi sempre differenti dello spazio e in maniera molto semplice utilizzando anche l'autocostruzione, scusatemi, per farlo. E quindi il progetto ora si conclude in una prima fase con l'attività con questa conferenza, appunto con l'attività della polisportiva clandestina, che è una fase che ha visto appunto l'associazione sperimentare la riscoperta dei giochi antichi di strada all'interno appunto dello spazio dell'ex Bersaglio. La fase successiva ci sarà nel periodo primaverile, vedrà l'intervento dell'associazione Richiedenti Terra, che si occuperà della gestione dello spazio, che verrà allestito come un vero e proprio orto urbano e didattico. E infine abbiamo la fase che sarà gestita dal collettivo Cinema Futura, cioè lo spazio diventerà uno spazio di proiezione in cui verrà allestito un cinema all'aperto. E tutto questo servirà ad alimentare l'idea che in realtà lo spazio possa essere in qualche modo, possa cambiare, non abbia bisogno di un uso già predeterminato all'inizio, ma possa allo stesso tempo variare e plasmarsi in base alle esigenze della comunità. Quindi questo è sostanzialmente quello che stiamo facendo. Ora ringrazio per lo spazio, per averci permesso di presentare il nostro progetto nuovamente. Ringrazio il Centro Sociale Bruno per ospitarci qui questa sera, la Polisportiva Clandestina per aver organizzato questo evento e il Comune per aver promosso l'attività che stiamo appunto svolgendo qui questa sera. Ora vi ricordo che nella sala qui a fianco c'è una mostra in cui sono esposti i lavori degli studenti del corso di pianificazione urbana che con noi hanno condotto un percorso in parallelo in cui hanno ipotizzato la progettazione temporanea dell'area appunto dell'ex Bersaglio, quindi potete vedere gli esiti di questo lavoro che è stato fatto. Grazie.